Ciao ragazzi, bentornati. Oggi video un po' particolare perché mi sembrava interessante portarvi anche un video di questo genere, ovvero mettere a confronto delle batterie per le macchinette. Ma prima... Guantino 1 e guantino 2. Allora, innanzitutto, come si usano e cosa sono? Queste sono delle batterie da montare sulle tattoo machine per rendere le macchinette col filo delle macchinette wireless. Ad esempio, ho una macchinetta che prevede l'utilizzo di un RCA, ok? Quindi di un alimentatore, quindi di un pedale, eccetera, eccetera. Se io volessi usare questa macchinetta con una batteria, mi basterebbe prendere una batteria, montargliela sopra, accenderla per fare funzionare la mia macchina. A questo servono le batterie wireless, quindi a eliminare il cavo delle macchinette che vanno ancora con il filo. Ho preso per fare questa prova i 6 modelli di batterie che troviamo spesso nei supply o su Amazon. Quindi queste batterie sono tutte reperibili e qua sotto vi lascerò i link di ogni singola batteria. Iniziamo con la prima. Iniziamo con questa. Questa è una delle prime che uscì su Amazon. È una batteria a 5 LED. Funziona spingendo, si accendono i 5 LED, lei parte a metà e qui abbiamo delle tacche che ci indica 4, 5, 6, 7, 5, 8 e 10, 5 volt. Il lampeggio poi ci indica la carica della batteria, ovvero i 4 LED sono la carica della batteria. Per switchare basta schiacciare due volte. Questa batteria si accende e funziona solo se è montata sulla macchinetta. Nel momento in cui andiamo a toglierla dalla macchinetta lei si spegne. Questa batteria costa attualmente 50 euro, è da 1500 mAh e io con questa batteria le prime cariche ci tiravo anche 6 ore. Dopo pochissime cariche però è iniziata a calare, ora non dura neanche 2 ore, quindi un po' scomodina forse. Anche scomodo il fatto che abbiamo dei volt obbligati con uno scarto di 1.5, perché 4.5, 6, 7.5, 9. Quindi se noi vogliamo impostare la nostra macchinetta in altri voltaggi è un po' scomodo. Si ricarica comunque con micro USB. Un'altra cosa che non mi entusiasma di questa macchina è che parte già a metà scala, ovvero 7.5. Io avevo delle macchinette che andavano a meno di 7.5 e quindi dovevo passare a 9, a 10 per poi tornare a 4, 5 o a 6. È molto scomodo e si rischia di bruciare queste macchine, perché se noi abbiamo delle macchinette che partono a voltaggi molto bassi, fare tutta questa scala per tornare indietro, a volte bruciamo le macchine. Quindi diciamo che era una delle prime batterie, era molto comoda perché grazie a queste riuscivo a usare le mie penne o le mie macchinette senza fili, ma aveva alcune pecche. Ma una particolarità di quelle a L che se montate così non ci piacciono perché sono troppo a sbalzo, quindi ci danno fastidio indietro, noi possiamo tranquillamente con una 90 gradi di RCA maschio femmina tranquillamente portarci la nostra batteria sul fianco, ok? E ovviamente con sotto della carta, bloccandola con gli elastici, io riuscivo a bloccarmi la mia batteria sul fianco della macchina. Quindi 1500 ampere, 50 euro, però così così, nel senso che dopo un po' si scarica. La seconda è la versione .2 di questa qui, con un tasto si accende, abbiamo i volt, lo stato della batteria e il tempo di utilizzo. E lei va su con uno scarto di 0,1. Se teniamo premuto ovviamente sale molto più in fretta. Anche questa potete trovarla su Amazon a circa 60 euro. E qua non sono molto chiari perché dicono su Amazon che la batteria è da 1500 mAh e nella descrizione poi invece scrivono 2400 mAh. Quindi a questo io non saprei dirvelo. Comunque anche lei dura all'incirca sulle 5 ore. Poi abbiamo la Portex fatta dalla EZ. Questa è molto particolare, anche se sembra molto più grossa delle altre. Comunque pesa poco, pesa davvero poco. Sembra che la batteria sia solo in questa parte qua, perché io sul dietro ho davvero pochissimo peso. Tengo premuto, si accende. E questa mi indica solo lo stato di carica della batteria e i nostri volt. Uno scarto sempre di 0,1. E qua però EZ non ci ha voluto dire di quanti milliampere è la batteria. Comunque siamo intorno comunque alle 5 ore, siamo sempre comunque lì, il tempo più o meno è quello, quindi presumo che anche lei sia intorno ai 1500 mAh, che non sono pochissimi se la batteria è di buona fattura, perché se è davvero una batteria invece un po' cheap, un po' a basso costo cinese, può essere che lei tiri sì le 6 ore, ma poi caricandola anche poche volte lei incomincia a perdere tanta potenza. Quindi una batteria se è buona e se è di marca, da 1500 mAh non sono pochi, deve comunque essere buona, altrimenti tenderà a scaricarsi
molto rapidamente. Poi abbiamo questa, che sicuramente chi ha cercato su Amazon delle batterie l'avrà trovata perché ce n'è pieno, e è la Illusionist, sempre da 1500 mAh, leggermente diversa perché si monta un po' più in verticale sulla macchinetta, quindi è leggermente più piccola e sporge leggermente meno. Qua non ho neanche bisogno di fare il mio gioco del 90 gradi. E una cosa che non vi ho detto di quella di prima, che è vero che lei è un po' più lunga e un po' più grossa, ma avendo fatto l'attacco RCA in mezzo e non in fondo, lei risulta davvero in verticale e si avverte molto poco il peso indietro. Quindi anche questa un po' grossina, ma sicuramente di questa forma con l'RCA qui, molto utile averlo messo qui piuttosto che in fondo, perché il peso si avverte davvero davvero meno, perché il peso è esattamente centrale. Qua dietro, fidatevi, ce n'è davvero poco. Questa, teniamo premuto il tasto più, ci indica prima il livello di carica appena accesa e poi i volt. Qua abbiamo sempre uno scarto di 0,1, molto facile, l'utilizzo. Tasto meno, si spegne. Tutte le batterie hanno attacco o micro USB o una tipo C. Anche questa siamo intorno ai 1500 mAh. Poi abbiamo questa, un po' più grossina delle altre, fatta in modo diverso, ovvero lei casca in fianco alla macchinetta, quindi è vero che è un po' grossa, ma non ci dà comunque fastidio. Lei, nonostante la sua dimensione, non è pesantissima. Tenete però conto che questa è da 2400 mAh, quindi essendo un po' più grande di capacità, riusciamo magari ad arrivare a fine giornata. Poi ovviamente le ore che vi sto dicendo non sono per tutte le macchinette e per tutti gli aghi, perché la durata della batteria dipende anche dalla macchinetta, ovvero dal wattaggio che il motore ha. Più è potente il motore, più la batteria dura meno. Dall'ago che noi usiamo, perché più è grosso l'ago e più chiederà potenza alla batteria quando noi entriamo sulla pelle, perché se buco con un solo ago, ok, la potenza è minore. Quando dobbiamo bucare una pelle con tot numero di aghi, ovviamente le chiede più potenza alla batteria. E terza cosa, in base alla cartuccia, perché se stiamo usando delle cartucce con membrana molto dura, il motore sforzerà molto di più, chiedendo più potenza alla batteria. Quindi tutti questi fattori incidono sulla durata della batteria. Si accende tenendo premuto. Questa è molto particolare perché è uno schermo strano. Schermo illuminato molto comodo, qua indica che ha 6, questa batteria ha uno scarto da 0,5, non da 0,1, ok, sale di mezzo volt alla volta, indicatore di carica della batteria e sopra abbiamo tipo un coso tamarro che segna quanta potenza c'è, tipo un tachimetro. L'ultima è della Dragon Oak, 1300 mAh, quindi ha leggermente meno mAh delle altre, ma è davvero 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 piccolissima. Guardate quanto è piccola questa batteria. Un tasto per accenderla. Pulsante più, pulsante meno. Semplicissima, piccolissima. Secondo me una delle ultime, infatti su Amazon non si trova ancora. E è davvero, davvero piccolissima. Per rendere la vostra macchina wireless, secondo me è una delle più piccole batterie che ci sono in commercio ora. Anche questa, che era la strausata, secondo me può essere soppiantata tranquillamente dalla sorella, che è molto molto più piccola e meno ingombrante. Secondo me questa è davvero una super e comoda batteria, perché è davvero piccolina. È vero, ho 200 mAh in meno, costa sempre intorno alle 50-60 euro. È vero, magari mi dura un'oretta in meno, però ne compro un paio, l'altra la tengo sempre sotto carica, cambiarla e metterla ci metto davvero poco e sono molto comode, sono molto comode. Secondo me a livello di qualità, di potenza e di durata possiamo metterla anche in quest'ordine qua. Quella che non ci permette di settare i nostri volt la lasciamo ormai per ultima, anche perché la batteria dura davvero poco. La sorella, secondo me, possiamo metterla al terzo posto perché non è male. Questa purtroppo è un po' scomoda perché è grande, ma anche lei fa la sua porca figura. Questa è la più leggera e la più comoda, anche se non sembra. Questa un po' grandicella la mettiamo qua in mezzo, perché anche lei fa il suo bel lavoro, ma è grandicella e dura anche un po' pochino. Questa secondo me ad oggi, a livello di prezzo, potenza e dimensioni, secondo me è la migliore. Un'altra prova che ho fatto con queste batterie è vedere se effettivamente il voltaggio segnato dal display è poi il voltaggio reale che si ha in uscita di queste batterie. E vi posso dire che ad esempio questa batteria ha 0,2
in difetto rispetto a quello che segna, ovvero se ti dice che lei eroga 7.5, poi alla fine ne butta fuori 7.3, quindi a 0.20 di scarto. Questa invece, se ci segna 7.5, ne butta fuori 7.8, quindi a quasi 0.3 di scarto, quindi è leggermente, il voltaggio è leggermente più alto di quello che segna il display. Anche questa ci eroga 0.2 in più, ovvero se segna 6.5 in realtà sta buttando fuori 6.7, quindi 0.2 volt in più. Questa non ho potuto provarvela perché, come vi ho detto, questa macchinetta butta fuori corrente solo quando attaccata ad una macchinetta, ovvero quando io gli richiedo della potenza, lei sente sotto un carico e parte, altrimenti non parte, quindi non mi è possibile provare i volt in questa macchinetta. Questa eroga al giusto, questa invece, la cosa strana è che lei è precisa fino al 6, al 6.5, perché lei ha degli scarti di 0.5, quindi ogni volta che io scaccio le sale di 0.5. Quando arriviamo però al 10, lei non ha più uno scarto di 0.5, ma di un volta alla volta. Questo però solo a display, perché lei va avanti a incrementare di 0.5, quindi questo è 9, questo è 9.5, questo è 10, questo è 10.5 e questo è 11. Avete capito? Quindi non avendo più la possibilità di segnare i mezzi volt, lui sale di uno alla volta, ma in realtà eroga sempre 0.5 in più. Quindi avremo 9.5, 10, 10.5 e 11. Queste erano le batterie, ve le ho messe a confronto un po' per capire le dimensioni reali che differenziano una dall'altra. La potenza, ovvero i milliampere della batteria, come cambiano da una all'altra, e per vedere come può cambiare la comodità o la scomodità di una rispetto all'altra. Io vi posso dire che ho iniziato con queste qui, che erano quelle prime AL, le prime uscite, e ovviamente già il fatto di togliermi il filo era una cosa super comoda. Questa l'ho provata perché durava tanto, ma è davvero ingombrante, anche insacchettarla, incelofanarla è un po' scomodo. Queste due sono state le mie batterie preferite fino a poco tempo fa e le ho usate davvero tantissimo, avendone una e una quando si scaricavano spesso gli davo il cambio, quindi super buone entrambe. Però, ahimè, questa è davvero ultra comoda, ultra piccola e secondo me ne vale davvero la pena. Questo era il video sulle batterie, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate un like, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e le prossime recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.